Tutti aspettavano Claudio Tranfa, doveva essere l'ex Avellino e Benevento il leader dell'attacco in casa clanese. L'esperto bomber 38 primavera lo scorso anno al Grotto ha raccolto la pesante eredità di Pino Guarda Bascio, passata all'Accadia, ma a parte un gol all'esordio non è riuscito a dare alla compagine allenata da Martino quel supporto che tutti si aspettavano. A salire sugli scudi è Angelo Cioffi, dopo 4 giornate di campionato è lui il migliore marcatore della squadra di Mirabella, con 3 reti realizzate, 2 proprio nell'ultimo match con il fanalino di coda bisaccese. La metà di quelli messi a segno lo scorso anno nella trionfante stagione al Cervinara. A Mirabella la sua grande occasione, la possibilità di dimostrare di poter avere più spazio, una scelta che si è mostrata vincente per entrambi se si considera che il calciatore ha rifiutato la corte serrata delle Sanniti Forza e Coraggio e Punte. Nel prossimo weekend importante gara contro il Baiano in trasferta. Una sfida difficile dove i gialloblu, privi di 5 che sarà squalificato, cercheranno di portare a casa la vittoria per dare un segnale forte al campionato, candidandosi così come principale antagonista di Accadia e Virtus Avellino per la vittoria finale. A fare spenti Ruggero e compagni vogliono provare a fare meglio dello scorso anno, cercando di conquistare l'eccellenza attraverso la porta principale.